gran lockdown, poi le zone rosse e i provvedimenti adottati dallo Stato e dalle regioni, anche nelle singole province. Da più di un anno ormai Marco Burnelli, settantenne di Senigallia, e sua moglie non vedono la figlia e le tre nipotine di 8, 10 e 12 anni. Una mancanza provocata dalla pandemia e dalle scelte prese dalle istituzioni che continua a pesare. Impossibile per loro vedere i familiari anche durante le festività. Quello che non digerisco è che sono state di volta in volta dati permessi a chi aveva le seconde case di andarci. Quindi io, se avessi avuto un monolocale a Roma, sarei potuto andare, e quindi queste persone hanno avuto in tutte le festività, ma comunque anche in tutte le altre date dell'anno, la possibilità di andare nelle seconde case. Chi non c'aveva la seconda casa a Natale, a Pasqua, magari un giorno solo, magari facendo anche un tampone prima, un tampone dopo, tutto quello che però a noi ci è stato proprio negato. E questa è una cosa che la ritengo molto una disparità da parte, insomma, dei nostri politici di tutti i livelli, che nessuno ci abbia pensato. E alle vacanze all'estero, perché anche quelle sono permesse in alcuni posti. Oltre a quello, poi dulcis in fundo, anche quelle adesso. In sostanza vede crescere i suoi nipoti attraverso uno schermo. Che cosa le manca di più di loro? Il contatto. Quando una nipotina di 8 anni, a fronte di questo Covid, io gli do il soprannome l'avvocato a questa nipotina, tanto per farla capire, no? Mi ha fatto: nonno, guarda che io questi vaccini non li faccio assolutamente, perché questi vaccini fanno male. Ma sai, no, bisogna vedere. No, fanno male. Poi, però nonno, se io faccio il vaccino mi fanno venire da te, lo faccio. E quindi, ecco, a me manca questo contatto affettivo anche con mia figlia, che anche avrebbe bisogno, soprattutto adesso che il marito è ingegnere, ha trovato lavoro a Bologna, e quindi adesso entro l'anno si devono trasferire e devono andare a cercare casa, e hanno tre bambine, avrebbero bisogno d'aiuto e non possiamo darlo. E quindi è una situazione un po' pesante, dopo un anno è un po' pesante, perché poi siamo io e mia moglie, per carità, ringraziamo il cielo che siamo in due, però siamo in due, tutti i giorni in due, con l'unica figlia lontana e in queste situazioni.